Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Poni fine ai tuoi discorsi, o Trismegisto Ermete, e ricorda ciò che è stato detto. Io non tarderò a spiegarmi. Le opinioni sull'universo e su Dio sono numerose e differenti, ed io non conosco la verità. Spiegami tu, o maestro, perché io non crederò che alla tua rivelazione. Apprendi, figlio mio, ciò che sono Dio e l'universo. Dio, l'eternità, il mondo, il tempo, la generazione. Dio fa l'eternità, l'eternità fa il mondo fa il tempo fa la generazione. L'essenza di Dio è, in certo modo, il bene, il bello, la fortuna, la saggezza. L'essenza dell'eternità è l'identità. Quella del mondo è l'ordine. Quella del tempo è il cambiamento. Quella della generazione è la vita e la morte. Le energie di Dio sono l'intelligenza e l'anima. Quelle dell'eternità, la permanenza e l'immortalità. Quelle del mondo, la composizione e la decomposizione. Quelle del tempo, l'aumento e la diminuzione. Quella della generazione è la qualità. L'eternità è in Dio. Il mondo è nell'eternità. Il tempo è nel mondo. La generazione è nel tempo. L'eternità sta fissa in Dio. Il mondo si muove nell'eternità. Il tempo si compie nel mondo. La generazione si produce nel tempo. Origine dell'universo è Dio. Essenza ne è l'eternità. Sostanza il mondo. La potenza di Dio è l'eternità. L'opera dell'eternità è il mondo che non è nato mai, ma che è continuamente prodotto dall'eternità. Così esso non morirà mai, poiché l'eternità è imperitura, e nulla si perde nel mondo perché questo è avvolto dall'eternità. E qual è la saggezza di Dio? Il bene, il bello, la fortuna, ogni virtù è l'eternità. Penetrando la materia, l'eternità dà questa l'immortalità e la permanenza, poiché la sua generazione dipende dall'eternità come l'eternità dipende da Dio. La generazione e il tempo sono le due nature differenti del cielo sulla terra. Immutabili e incorruttibili nel cielo, mobili e mortali sulla terra. L'anima dell'eternità è Dio, l'anima del mondo è l'eternità. L'anima della terra è il cielo. Dio è nell'intelligenza, l'intelligenza nell'anima, l'anima nella materia, e tutto questo attraverso l'eternità. L'anima riempie questo corpo universale che riempie tutti i corpi, e l'anima è piena dell'intelligenza e di Dio. Riempiendo l'interno, avvolgendo l'esterno, l'anima vivifica l'universo, al di fuori di questo grande e perfetto animale, il mondo, al di dentro tutti gli esseri viventi. Là, in alto, nel cielo, essa dimora nell'identità. Quaggiù sulla terra, essa trasforma la generazione. L'eternità sostiene il mondo con la necessità, con la provvidenza, con la natura. Poco importa la spiegazione che se ne possa dare. Dio agisce in tutto l'universo. La sua energia è una potenza sovrana alla quale nulla di umano o di divino può paragonarsi. Non credere dunque, Ermete, che vi sia qualcosa in basso o in alto simile a Dio. Tu saresti fuori dalla verità. Nulla rassomiglia al dissomigliante, al solo, all'unico. E non credere che un altro possa avere la potenza di lui. A qual altro attribuire la vita, l'immortalità, il cambiamento di qualità? Che cosa farebbe un altro, poiché Dio non è ozioso, altrimenti tutto sarebbe inquiete, siccome Dio riempie tutto. L'inerzia non esiste nel mondo né in altro luogo del creatore per la creazione. È
è una parola priva di senso. Bisogna che tutte le cose divengano, sempre e dovunque, poiché il creatore è in tutto, non ha residenza particolare. Egli non crea una cosa o l'altra, ma tutte le cose, poiché, essendo potenza creatrice, è sufficiente per gli esseri che crea. Questi però restano sotto la sua dipendenza. Contempla, per mezzo mio, il mondo che si offre ai tuoi sguardi, considera con attenzione la sua bellezza, il suo corpo imperituro, più vecchio di ogni cosa, il suo vigore sempre giovane e sempre crescente. Guarda pure i sette mondi disposti in ordine eterno, che seguono eternamente i loro corsi differenti. La luce è dappertutto, il fuoco in nessuna parte. Dalla concordia e dalla combinazione dei contrari è nata la luce, prodotta dall'energia di Dio, generatore di ogni bene, campo di ogni ordine, conduttore dei sette mondi. La luna, che serve loro d'avanguardia, è strumento della nascita e trasforma la materia superiore. La terra, centro immobile di questo mondo magnifico, nutre ed alimenta tutto quello che ha su di sé. Considera la moltitudine degli esseri viventi, mortali e immortali, e la luna che segna i limiti tra gli uni e gli altri, e l'anima che riempie tutto, che mette tutto in moto, nel cielo e sulla terra, senza poggiare la sinistra sulla destra, né la destra sulla sinistra, né l'alto sul basso, né il basso sull'alto. Che tutto ciò sia stato generato, mio caro Ermete, non ho bisogno di dirtelo, poiché questi sono corpi che hanno un'anima e si muovono, per arrivare all'unità, non possono fare a meno di una guida. Essa esiste, dunque, ed è assolutamente unica, poiché i movimenti sono differenti e molteplici, i corpi sono dissimili, e tuttavia la vita totale è una. Non vi possono essere dunque due o più creatori, poiché parecchi non manterrebbero l'unità di ordine. Vi sarebbe gelosia e la lotta tra il più debole e il più forte. E se l'uno dei due fosse creatore degli esseri cangianti e mortali, vorrebbe creare gli esseri immortali e viceversa. Supponiamo che siano due. La materia è una, l'anima è una. Chi dirigerà la creazione? Se essi posseggono qualcosa in comune, chi ne avrà la parte più grande? Comprendi dunque che ogni corpo vivente è composto d'anima e di materia, e l'anima sola, fra le mani del Creatore, è causa della vita, il principio di ogni vita produce esseri immortali. Come dunque gli animali mortali differiscono gli uni dagli altri? E come l'essere mortale che fa l'immortalità non farebbe gli animali? Che ci sia un creatore è certo, che poi sia uno è chiarissimo, poiché l'anima è una, la vita è una, la materia è una. E chi è costui? E chi può essere se non il Dio unico? Chi altro potrebbe creare gli esseri animati se non Dio solo? E come? Vi è un sol mondo, un sole soltanto, una luna soltanto, una sola divinità, e tu vorresti che Dio fosse multiplo? Egli dunque fa tutte le cose in vari modi. Che meraviglia è che Dio faccia la vita, l'anima, l'immortalità, la trasformazione quando tu stesso fai molte azioni differenti. Poiché tu vedi, parli, comprendi, senti gli odori e i sapori, tocchi gli oggetti, cammini, pensi, respiri. E non esiste un essere che vede, un altro che cammina, un altro che pensa e un altro che respira. È uno che fa tutto ciò. E non sarebbe possibile l'esistenza di queste cose senza Dio. Se qualcuna di queste funzioni cessasse, l'animale vivente non esisterebbe più. Allo stesso modo, se Dio si riposasse dalle sue funzioni divine, il che non è supponibile, non sarebbe più Dio. Poiché se è dimostrato che nulla può essere inerte e ozioso, a maggior ragione Dio non può essere tale. Se si potesse supporre qualche cosa che egli non compisse, sarebbe incompleto, ma egli non è ozioso, è completo, dunque fa tutto. Prestami ancora attenzione, Ermete. Tu comprenderai
che l'opera di Dio è una, cioè di far nascere ciò che nasce, ciò che è nato e ciò che nascerà. Quest'opera, mio caro, è la vita, è il bello, è il bene, è Dio. Se vuoi comprendere con un esempio, vedi ciò che ti accade quando tu vuoi generare, con questa differenza che per Dio non c'è piacere poiché nessuno è associato alla sua opera. Egli è insieme il creatore e la creazione. Se egli si separasse dalla sua opera, tutto crollerebbe, tutto perirebbe fatalmente, giacché la vita si sarebbe ritirata. Ma se tutto è vivente e se la vita è una, Dio è uno. E se tutto è vivente nel cielo e sulla terra, se in tutto c'è una vita unica che è Dio, tutto viene da Dio. La vita è l'unione dell'intelligenza con l'anima. La morte non è la distruzione di quello che era unito, ma la rottura dell'unità. L'immagine di Dio è l'eternità. Dell'eternità il mondo, dal mondo il sole, dal sole l'uomo. Gli uomini chiamano morte la trasformazione perché il corpo si decompone e la vita cessa d'essere visibile. Ma allo stesso modo, mio caro Ermete, tu puoi sentir dire che il mondo stesso si trasforma continuamente. Ogni giorno qualche parte sparisce senza che mai esso si decomponga. Queste rivoluzioni e queste sparizioni sono le passioni del mondo. La rivoluzione è un ritorno, la separazione un rinnovamento. Il mondo ha tutte le forme le quali non sono fuori di lui. Il mondo si trasforma in esse. Ma se il mondo ha tutte le forme, come sarà il suo creatore? Egli non può essere senza forma, e se egli stesso le ha tutte, sarà simile al mondo ed avendo una sola forma, sarà minore di esso. Che diremo dunque di lui per non dir nulla di imperfetto? Poiché non si può pensare a nulla di incompleto in Dio. Egli ha una sola forma che gli è propria, che non si manifesta mediante i corpi. E non ti faccia meraviglia che abbia una forma incorporea. Egli è paragonabile alla forma di un discorso o ai margini di un manoscritto che si sporgono in fuori e sono lisci ed eguali. Rifletti ora su di una parola più ardita e più vera. Allo stesso modo che l'uomo non può vivere senza la vita, così Dio non può vivere senza fare il bene. La vita e il movimento di Dio consistono in far muovere e far vivere. Alcune parole devono avere un senso particolare, così rifletti a questo che ti dico. Tutto è in Dio, ma non come ciò che è posto in un luogo, poiché il luogo è corporeo, è immobile e le cose che sono a posto non si muovono. Avviene nell'incorporeo, diversamente da quel che avviene nell'apparenza. Immagina che avvolga tutto, che nulla sia più rapido, più vasto, più forte dell'incorporeo. Esso sorpassa tutto in capacità, in vitalità, in potenza. Rifletti poi a te stesso. Ordina alla tua anima di andare in India, ed essa vi è già prima del tuo comando. Ordinale di andare verso l'oceano, e vi andrà subito senza passare da un luogo all'altro, ma in un istante. Ordina a lei di salire in cielo, ed essa non avrà più bisogno delle ali. Nulla l'arresterà, né il fuoco del sole, né l'etere, né il turbine, né i corpi degli astri. Essa attraverserà tutto e volerà sino all'ultimo corpo. Se tu vuoi superare questo limite e contemplare ciò che è fuori dal mondo, se vi sia qualche cosa, tu lo puoi. Vedi che potenza, che vitalità tu possiedi. E quello che puoi tu, Dio non lo potrebbe. Concepisci Dio come avente in sé tutti i suoi pensieri, il mondo tutto intero. Se tu non puoi eguagliarti a Dio, non puoi comprenderlo. Il simile comprende il simile. Accresci te stesso di una grandezza immensa, sorpassa i corpi, attraversa tutti i tempi, diventa eternità, e tu comprenderai Dio. Nulla ti vieta di supporti immortale,
e conoscitore di tutto, delle arti, delle scienze, dei costumi, di tutti gli animali. Elevati al di sopra di ogni altezza, discendi al di sotto d'ogni abisso, raduna in te tutte le sensazioni delle cose create, dall'acqua, del fuoco, del secco, dell'umido. Supponi di essere nello stesso tempo dappertutto sulla terra, nel mare e nel cielo, di non essere mai nato, di essere ancora in embrione, di essere giovane, vecchio, morto, al di là della morte. Comprendi tutto insieme, i tempi, i luoghi, le cose, le qualità, le quantità, e tu comprenderai Dio. Ma se rinchiudi la tua anima nel tuo corpo, se la abbassi e se dici: io non comprendo nulla, io non posso nulla, io non so che cosa sono né che cosa sarò, che hai in comune con Dio? Se tu sei cattivo e legato al corpo, che puoi comprendere delle cose belle e buone? Il sommo del male è di non voler conoscere il divino, ma poterlo conoscere e volerlo e sperarlo è il mezzo di arrivare al bene per una vita dritta, unita e facile. E seguendola tu incontrerai il bene dovunque. Tu lo vedrai in ogni luogo, nel sito e nell'ora dove meno te lo aspetti, nella veglia, nel sonno, in mare, in viaggio, di notte, di giorno, parlando, tacendo, poiché non c'è nulla che non sia l'immagine di Dio. Dio è invisibile? Non dir questo. Chi è più visibile di Lui? Se Egli ha creato tutto, è perché tu possa vederlo in ogni cosa. Questo è il bene di Dio, questa è la sua virtù di apparire in tutto. Nulla è invisibile. Anche nell'incorporeo, l'intelligenza si vede nel pensiero, Dio nella creazione. Ecco quello che io dovevo rivelarti, o Trismegisto. In quanto al resto, rifletti dentro te stesso. Tu non ti sbaglierai. L'intelligenza, o Tat, appartiene all'essenza stessa di Dio. Seppure Dio ha un'essenza, ciò che Lui solo può sapere esattamente. L'intelligenza non è dunque separata dalla natura di Dio. Essa le è unita come la luce al sole. Questa intelligenza è Dio che è in noi. È per questo che alcuni uomini sono dei e che la loro umanità è vicina alla divinità. Il buon demone disse che gli dei sono uomini immortali e che gli uomini sono dei mortali. Negli animali irragionevoli, l'intelligenza è la natura, poiché dove c'è anima c'è intelligenza, allo stesso modo che dove c'è la vita c'è pure un'anima. Ma negli animali irragionevoli, l'anima è una vita priva di intelligenza. L'intelligenza è una guida benefica delle anime umane. Essa le conduce verso il loro bene. Presso gli animali, essa agisce nel senso della loro natura, presso l'uomo, in senso contrario. Poiché, da quando l'anima penetra nel corpo, è vivificata dal dolore e dal piacere che sono come effluvi emanati dal corpo e dove l'anima discende e vi si tuffa. L'intelligenza, scoprendo che il suo splendore è alle anime che governa, lotta contro le loro tendenze, allo stesso modo che un buon medico usa il fuoco e il ferro per combattere le malattie e risanare il corpo. È così che l'intelligenza affligge l'anima, togliendola dal piacere che è la sorgente di tutte le sue malattie. La gran malattia dell'anima è l'allontanamento da Dio, è l'errore che trascina tutti i mali senza alcun bene. L'intelligenza la combatte e ravvicina l'anima a Dio, come il medico rende la salute ai corpi. Le anime umane, che non hanno l'intelligenza per guida, sono nello stesso stato degli animali irragionevoli. L'intelligenza le abbandona alle passioni che la trascinano con l'esca del desiderio verso l'irragionevole, come l'istinto irriflessivo degli animali. Le loro collere e i loro appetiti, egualmente ciechi, le stringono verso il male senza che esse siano mai sazie. Contro questo straripare del male, Dio ha posto una diga, un freno, che è la legge. Questo, padre mio, sembra contraddire quello che tu mi hai detto prima,
parlando del destino. Se questi o quegli è fatalmente destinato a commettere un adulterio, un sacrilegio o qualche altro delitto, perché è punito una volta che agisce per necessità fatale? Tutto è sottomesso al destino, o figlio mio, e nelle cose corporee nulla accade al di fuori di esso, né di bene né di male. È fatale che colui che ha mal fatto sia punito, ed egli agisce per subire la punizione del suo atto. Ma lasciamo la questione del male e del destino che abbiamo trattata altrove. Noi parliamo ora dell'intelligenza e della sua potenza, dei suoi effetti differenti nell'uomo e negli animali irragionevoli, sui quali la sua azione benefica non si esercita, mentre che nell'uomo essa smorza le passioni e i desideri. Ma tra gli uomini bisogna distinguere i ragionevoli dagli irragionevoli. Tutti gli uomini sono sottomessi al destino, nella generazione e nella trasformazione che sono il principio e la fine del destino, e tutti gli uomini sopportano quello che è loro destinato. Ma i ragionevoli, che sono, come abbiamo detto, guidati dall'intelligenza, non soffrono quello che soffrono gli altri. Essi sono estranei al male e, non essendo cattivi, non soffrono il male. Che vuoi dire, o padre? L'adultero non è cattivo? L'assassino non è cattivo? E gli altri non sono cattivi? Ma il saggio, o figlio, non avendo commesso adulterio, soffrirà, ma non come adultero. Non avendo ucciso, soffrirà, ma non come assassino. È impossibile sfuggire alle condizioni del cambiamento come a quelle della nascita, ma colui che ha l'intelligenza può evitare il vizio. Così, o figlio mio, io ho spesso udito dire da un buon demone, e se egli avesse scritto avrebbe reso gran servigio agli altri uomini, poiché lui solo, figlio mio, come il Dio primo nato, sapeva tutto e pronunciava le parole divine. Egli diceva dunque che tutto è uno, e soprattutto i corpi intelligibili che noi viviamo in potenza, in atto e in eternità. Così la buona intelligenza rassomiglia alla propria anima. Così, essendo nulla e separato dagli intelligibili, così l'intelligenza, principio di tutte le cose e anima di Dio, può far tutto ciò che vuole. Rifletti dunque e metti in relazione questo con la questione che tu mi ponevi riguardo alla fatalità e all'intelligenza, poiché, mettendo da parte le parole che si prestano alla discussione, tu troverai, figlio mio, che l'intelligenza, anima di Dio, domina veramente tutte le cose, il destino, la legge e il resto. Nulla le è impossibile, né di collocar l'anima al di sopra del destino, né di sottometterla ad esso, rendendola indifferente agli accidenti. Così parlava il buon demone. Erano parole divine, vere ed utili. Ma ancora una spiegazione. Tu hai detto che negli animali irragionevoli l'intelligenza agisce conforme a natura e nel senso dei loro appetiti. Ma gli appetiti degli animali irragionevoli sono, mi sembra, passioni. Dunque l'intelligenza è una passione se si confonde con esse? Bene, o figlio. La tua obiezione è seria e io devo rispondere. Tutto ciò che vi è di incorporeo nel corpo è passivo, ed è questo che si dice propriamente passione, poiché ogni motore è incorporeo e ogni mobile è corporeo. L'incorporeo è mosso dall'intelligenza e il movimento è una passione. Il mobile, quello che comanda e quello che obbedisce, sono dunque egualmente passivi. Ma separandosi dal corpo, l'intelligenza sfugge alla passione. O piuttosto, figlio mio, nulla vi è di impossibile, tutto è possibile. Ma la passione differisce dal passivo, l'una agisce, l'altra subisce. I corpi stessi hanno un'energia propria,
siano mobili o immobili, è sempre una passione, ma l'incorporeo è sempre agitato e di conseguenza passivo. Non lasciarti dunque impressionare dalle parole, azione o passione è tutta una cosa. Ma non è male servirsi dell'espressione più nobile. Questa spiegazione è chiarissima, padre. Rifletti inoltre, figlio mio, che l'uomo ha ricevuto da Dio, più di tutti gli animali mortali, due doni uguali all'immortalità, cioè l'intelligenza e la ragione, ed oltre a ciò, egli possiede la ragione enunciativa, il linguaggio. Se di questi fa un uso conveniente, non differirà in nulla dagli immortali. Uscendo dal corpo, si innalzerà, guidato dall'intelligenza e dal verbo, verso il coro dei felici e degli dei. Gli altri animali, o padre, non hanno dunque l'uso della parola? No, figlio mio, essi hanno soltanto la voce. La parola e la voce sono due cose differentissime. La parola è comune a tutti gli uomini, la voce è differente in ciascun genere d'animali. Ma, padre mio, il linguaggio differisce pure tra gli uomini, da una nazione all'altra. Il linguaggio è diverso, ma l'uomo è lo stesso, perché la ragione parlata è una e, con la traduzione, si vede che è la stessa in Egitto, in Persia, in Grecia. Mi sembra, figlio, che tu non conosca la virtù e la grandezza della parola. Il Dio felice, il demone, ha detto che l'anima è nel corpo, l'intelligenza nell'anima, il verbo nell'intelligenza, e che Dio è il padre di tutto ciò. Il verbo è, dunque, l'immagine dell'intelligenza. L'intelligenza è l'immagine di Dio. Il corpo è l'immagine dell'idea, e l'idea è l'immagine dell'anima. La parte più sottile della materia è l'aria, dell'aria l'anima, dell'anima l'intelligenza, dell'intelligenza il Dio. Dio avvolge e penetra tutto. L'intelligenza avvolge l'anima, l'anima avvolge l'aria, l'aria avvolge la materia. La necessità, la provvidenza e la natura sono gli strumenti del mondo e dell'ordine materiale. Ciascuno degli intelligibili è un'essenza, e la loro essenza è l'identità. Ogni corpo che compone l'universo è multiplo, poiché i corpi composti, avendo in sé l'identità e trasformandosi gli uni negli altri, conservano intatta l'identità. In tutti gli altri corpi composti è il numero di ciascuno, perché senza numero non può esserci né composizione, né combinazione, né dissoluzione. Le unità generano i numeri e li aumentano e, separandosi, rientrano in se stesse. La materia è una e il mondo intero, questo gran Dio, immagine del Dio supremo unito a Lui, guardiano dell'ordine stabilito dalla volontà del Padre, è la pienezza di vita. E non v'è nulla in Lui, in tutta l'eternità della Costituzione che ha ricevuto dal Padre. Non v'è nulla nell'insieme o nelle parti che non sia vivente. Nulla è stato mai morto nel mondo, e non è e non sarà mai tale. Il Padre ha voluto che fosse vivo per tutta la sua esistenza, e dunque necessariamente un Dio. E come in Dio, nell'immagine dell'universo, nella pienezza della vita, potrebbero esserci delle cose morte? Cadavere è ciò che si decompone e si distrugge. E come mai una parte dell'incorruttibile potrebbe corrompersi? E come qualche cosa di Dio potrebbe perire? Gli esseri viventi che sono in Lui e che sono parte di Lui, dunque non muoiono, o padre? Non dir questo, figlio mio, è una falsa espressione. Nulla muore, ma soltanto ciò che era composto si divide. Questa divisione non è una morte, è l'analisi di una combinazione, ma lo scopo di questa analisi non è la distruzione, è la rinascita.
Qual è, in fondo, l'energia della vita? Non è il movimento. E che cosa c'è di immobile nel mondo? Nulla, figlio mio. La terra non ti sembra immobile, padre? No, figlio. Essa ha molti movimenti nel mentre che è stabile. Non sarebbe assurdo supporla immobile, essa, la nutrice universale che fa nascere e crescere tutto. Non c'è produzione senza movimento. È questione ridicola domandare se la quarta parte del mondo sia inerte, poiché un corpo immobile non significa altro che inerzia. Sappi dunque, figlio mio, che tutto ciò che è nel mondo, senza eccezione, è la sede di un movimento di accrescimento o di diminuzione. Ora, tutto quel che si muove è vivente e la vita universale è una trasformazione necessaria. Nel suo insieme, il mondo non cambia, ma tutte le sue parti si trasformano. Nulla si perde o si distrugge, ma vi è una confusione nelle parole. Non la nascita è vita, ma la sensazione. Non il cambiamento è morte, ma la vita, l'intelligenza, il soffio, l'anima, tutto ciò che forma l'essere vivente. Ogni animale è, dunque, immortale per l'intelligenza e soprattutto l'uomo che è capace di ricevere il Dio e che partecipa alla sua essenza. Poiché è il solo animale che si trova in comunicazione con Dio di notte mediante i sogni, di giorno mediante i presagi. Dio gli fa conoscere l'avvenire con ogni sorta di mezzi, con gli uccelli, con le viscere, col soffio, con le querce. L'uomo può dunque dire che conosce il passato, il presente e il futuro. Considera inoltre che ciascuno degli animali vive solo in una parte del mondo. Gli animali acquatici nell'acqua, quelli terrestri sulla terra, quelli volatili nell'aria. L'uomo invece si serve di tutti gli elementi, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco. Egli vede anche il cielo e lo tocca con questa sensazione. Dio avvolge e penetra tutto, poiché Egli è l'azione e la potenza. Non è difficile concepire Dio, figlio mio, ma se tu vuoi anche contemplarlo, osserva l'ordine e la bellezza del mondo, la necessità che presiede alle sue manifestazioni, la provvidenza che regola ciò che è stato e ciò che diviene. Vedi la vita che riempie la materia e il movimento di questo gran Dio con tutti gli altri dei buoni e belli, con i demoni e gli uomini. Ma queste sono pure energie, padre? Se sono energie, chi le fa agire se non Dio? Non sai tu che se il cielo, la terra, l'acqua, l'aria fanno parte del mondo, fanno parte di Dio, la vita e l'immortalità e l'energia e il soffio e la necessità e la provvidenza e la natura e l'anima e l'intelligenza e la permanenza di tutte le cose che si chiamano il bene? In tutto ciò che è o si produce, vi è Dio. È dunque nella materia, o padre? La materia, figlio mio, è fuori di Dio se tu vuoi attribuirle un luogo speciale. Ma la materia non messa in opera, che cos'altro è se non una massa confusa? E se è messa in opera, ciò che avviene per le energie, ed abbiamo detto che le energie sono parti di Dio. Da chi i viventi ricevono la vita e gli immortali l'immortalità? Chi produce le trasformazioni? Sia materia, corpo, essenza, sappi che sono là le energie di Dio. Energia materiale nella materia, corporale nel corpo, essenziale nell'essenza. Tutto questo insieme è Dio e nell'universo non c'è nulla che non sia Dio. Così non c'è né grandezza, né luogo, né qualità, né forma, né tempo al di là di Dio, poiché Egli è tutto, Egli penetra tutto, Egli avvolge tutto. Adora questa parola e inchinati, o figlio, e rendi a Dio il solo culto che gli conviene, cioè di non essere cattivo.